che comunque era già programmata all'ospedale San Luca e agli altri ospedali toscani, oltre al problema che c'è stato a Lucca del trapianto errato, voi imputate queste situazioni a una gestione sbagliata di questi ospedali? Beh, noi imputare in questo momento è difficile, perché se diciamo si è onesti intellettualmente bisognerebbe conoscere, avere tutti i dati e tutte le informazioni. Quello sicuramente che è importante è capire questo modello intensità di cure associato al project financing, se effettivamente è un modello efficace, efficiente, conveniente dal punto di vista anche economico per il pubblico e come risposta di salute ai cittadini. Io l'anno scorso ho visitato lo stesso ospedale costruito in project financing a Pistoia, dove c'erano stati anche lì problemi anche strutturali, insomma, legati a pericoli di dissesto idrico più che altro. Anche qua so che ci sono problemi simili, quindi diciamo che stranamente ci sono delle cose che accomunano soprattutto dal punto di vista strutturale questi ospedali. Noi abbiamo diversi dubbi sul modello a intensità di cure, anche se è previsto la normativa nazionale. Io faccio presente che molte regioni ancora non lo hanno attuato, perché per attuarlo bisogna costruire i monoblocchi, quindi bisogna investire molto in edilizia sanitaria. Quindi stiamo cercando di capire, visto che è un po' la Toscana è il laboratorio, tra virgolette, se così possiamo dire, diciamo, quanto effettivamente sia efficace, attuabile e praticabile questo modello. Noi abbiamo molte riserve, per non dire che fino a questo momento non siamo assolutamente favorevoli, però oggi abbiamo visto, rispetto per esempio anche all'ospedale di Pistoia l'anno scorso, ho visto uno sforzo superiore di adattamento da parte dei sanitari, quindi probabilmente c'è anche una forma organizzativa. Sicuramente rimaniamo assolutamente contrari da un punto di vista economico, perché secondo noi comunque c'è un privato che se ne avvantaggia onestamente a spese di un pubblico. Poi per quanto riguarda la vicenda specifica, io sono alla Camera, quindi avrò modo di conoscere gli atti della commissione ministeriale quando saranno pronti. Al momento è inutile fare ipotesi e insomma lanciare accuse. Un errore c'è stato, questo è sicuro, questo è certo. Fondamentale individuarlo nella catena ovviamente dell'organizzazione dove è stato questo errore, per non ripeterlo, e poi i profili, insomma, civili e penali, quelli saranno di competenza della magistratura.